Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, o Signore. Risuscitato al mattino del primo giorno dopo il sabato, Gesù apparve prima a Maria di Magdala, dalla quale aveva scacciato 7 demoni. Questa andò ad annunziarlo ai suoi disseguaci che erano in lutto e in pianto. Ma essi, udito che era vivo ed era stato visto da lei, non vollero credere. Dopo ciò apparve a 2 di loro sotto altro aspetto, mentre erano in cammino verso la campagna. Anch'essi ritornarono ad annunziarlo agli altri, ma neanche a loro vollero credere. Alla fine apparve agli 11 mentre stavano a mensa e li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli che lo avevano visto risuscitato. Gesù disse loro: andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Parola del Vangelo, cancelli i nostri peccati. Era veramente ora che questi discepoli credessero nella verità del Vangelo e nella verità della persona di Gesù. Era apparso prima a Maria Maddalena e questa era corsa ad avvisare i discepoli, raccontando nei dettagli la visione. Poi era apparso ai 2 discepoli che da Gerusalemme a piedi andavano verso Emmaus, tutto quel lungo conversare insieme, poi entrati tutti e 3 perché lo imitarono a fermarsi, nello spezzare il pane, nel fare la benedizione, lo riconobbero e allora tornarono immediatamente a Gerusalemme per avvisare gli apostoli, Pietro, gli altri discepoli di quello che era accaduto. Ma i discepoli, gli 11, non vollero credere né a Maria Maddalena né ai 2 discepoli di Emmaus. Quindi sembrava ormai un discorso perduto. Che ci voleva ancora perché riconoscessero la verità della risurrezione? Ci voleva Gesù in persona. E Gesù è andato, è apparso, li ha salutati augurando la pace, quello che noi facciamo ripetutamente nella celebrazione eucaristica, ma in ogni riunione comunitaria cristiana. La pace è la parola che risuona più spesso. Perché? Perché il dono della pace è indispensabile. Se non abbiamo pace dobbiamo correre da qualcuno che ce la ridia questa pace. E siccome pace e peccato litigano, pace e perdono vanno insieme, allora noi chiediamo il perdono. Gesù li saluta dall'augurio e poi si direbbe ha fatto una buona lavata di testa. Voi siete duri di cuore, siete ostinati nel dubbio. Perché non volete credere? Allora si siede lì, stavano mangiando, mangiò insieme a loro e poi diede l'ordine di andare in tutto il mondo e annunziare il Vangelo. Questa è l'espressione letterale, ad ogni creatura. Noi aggiungeremmo in un libro di cultura, senza distinzione di razza, di lingue, di culture,
ad ogni creatura, perché ogni creatura è, parliamo di uomini, è una creatura a cui Dio ha dato vita, è la generazione che dà vita al corpo umano, ma è la creazione di Dio che dà vita all'anima dell'uomo. E allora ogni creatura, poiché viene da Dio, deve tornare a Dio. E a Dio ritorna per mezzo di Gesù Cristo, cioè la fede, la speranza e l'amore. La fede è la luce, si accende, ci si vede, tu vedi perché vivi, capisci che stai a fare sulla terra e sai anche che cosa ti aspetta quando la terra ti accoglierà tra le sue viscere perché tu non ce la fai più ad andare avanti. Ecco allora, questa è la fede. La speranza che cos'è? Che tutte le tribolazioni, le infermità, le pene, le lacrime della vita, le fatiche stesse, abbiano un premio. Che non facciamo le cose inutili, perché vivremmo una vita inutile e sarebbe un disastro, una iattura vera e propria. San Paolo a questo proposito dice: esiste la vita eterna, esiste Dio che premia e castiga, altrimenti, dice, noi saremmo i più sfortunati. Perché? Perché gli altri fanno il male come vogliono, liberamente, senza rimorso. Noi invece ci sforziamo di fare il bene, sopportiamo il male che ci fanno e alla fine niente c'è. Ecco, dice, saremo i più infelici. E invece Gesù Cristo veramente ci ha dato la vita eterna a prezzo della sua morte. Allora noi l'accogliamo questo dono del Signore e ci offriamo a Dio come amici che veramente credono in Lui, credono nella parola di Gesù, amano pazientemente anche chi non merita di essere amato, perdonano a quelli che non capiscono che non si deve offendere. Tu vuoi che ti offendano? No, e allora non devi neanche tu offendere gli altri. Questa è la carità poi nel dare a chi ha bisogno, nel difendere chi non si può difendere, nel confortare chi è nella sofferenza, chi è nel lutto, insomma il cuore e la coscienza messi assieme a servizio della fede. Avete capito? E questo lo Spirito Santo lo fa ogni giorno con ogni creatura. Noi andiamo a scuola dello Spirito Santo. Anche questa mattina siamo venuti a scuola dello Spirito Santo. Quello che io vi sto dicendo è l'insegnamento dello Spirito. Qui non veniamo né a mangiare, né a bere, né a prendere in mano la zappa o la penna per scrivere. Qua veniamo per ascoltare lo Spirito Santo. E allora questa è la sua scuola e noi siamo i discepoli dell'amore. E dice San Giovanni Eudes, chi vuole essere maestro nell'amore sarà eternamente discepolo, perché non raggiungeremo mai la misura di colui che ci ha insegnato ad amare.